Quarta parte del carnevale degli animali. Avrebbe dovuto essere l'ultima, ma in realtà ci sarà ancora un ultimo pezzettino che vi preparerò per settimana prossima. In questa parte ascolteremo due brani, ma sono due brani così ricchi di spunti e di suggestioni che riempiranno l'intera presentazione. Prima di ascoltare il brano Fossili, che è il penultimo brano della raccolta del Carnevale degli Animali, dobbiamo fare un passo indietro, andando ad ascoltare un brano tradizionale francese dal titolo A vous dirai-je, maman, che è stato ascoltato quando era ragazzino da Mozart, che ne ha fatto delle variazioni, e da lì è diventato famosissimo. Non vi dico altro, ma sicuramente l'avete già sentito migliaia di volte. Un altro passo indietro prima di poter ascoltare Fossili, Au clair de la lune. Anche in questo caso, come in quella di prima, parliamo di canzoncine tradizionali francesi per bambini. Ricordiamoci che Saint-Saëns era francese, quindi erano canzoncine tradizionali che lui aveva già ascoltato chissà quante volte. Poi dopo capiremo perché. Au clair de la lune. Ancora un passo indietro. Insomma, questo brano dei Fossili contiene un sacco di citazioni. In questo caso, Saint-Saëns ha citato un brano scritto proprio da lui, La danza macabra. Macabra vuol dire un po' terrificante, e infatti vedrete che nelle immagini che poi scorreranno mentre si ascolta la musica ci sarà una specie di cartone con questi buffi scheletri. Iniziamo subito a dire una cosa. I fossili sono i resti di uomini o animali vissuti nel passato e quindi sono delle ossa. E ovviamente questo crea un collegamento con questo brano. Cosa c'entra questo col Carnevale degli Animali? Ve lo spiegherò dopo. Ultimo passo indietro, promesso, e facciamo veloce perché è un brano che conosciamo già. Io sono Docile, dal Barbiere di Siviglia di Rossini. Mi lascio reggere, mi
Finalmente i fossili. A cosa si riferisce il titolo? Il titolo si riferisce a quei personaggi che vivevano nel mondo della musica all'epoca di Saint-Saëns, ma che ovviamente ci sono in tutti i mondi e in tutte le epoche, vecchi. Ma vecchi non di età, vecchi come modo di fare, vecchi che raccontano sempre di come fosse meglio quando si faceva in un'altra maniera, di come quando loro erano giovani fosse tutto migliore, di come i giovani di oggi non sappiano fare le cose come si deve, eccetera, eccetera, eccetera. E allora Saint-Saëns compone questo brano in cui c'è una specie di ritornello, che è preso proprio dalla danza macabra, quella in cui abbiamo visto gli scheletri ballare, suonato da uno xilofono che sembra quasi imitare il suono delle ossa. È un po' come se lui, invece che suonare sui bacchetti di legno che compongono lo xilofono, suonasse su delle ossa. E poi delle strofe, dove sentiremo la canzonetta di Mozart, A vous dirige maman, sentiremo Au clair de la lune e sentiremo il brano di Rosina dal Barbiere di Siviglia. Ed ecco l'ultimo animale della rassegna del Carnevale degli Animali, il cigno. Si tratta di uno dei brani più famosi di Saint-Saëns e c'è un motivo. È un brano di un'estrema dolcezza, ma allo stesso tempo di un'estrema forza comunicativa. Il violoncello la fa da padrone e penso che se lo ascoltate con gli occhi chiusi riuscirete ancora di più a cogliere le emozioni che questo brano ci trasmette.